Per gustarvi al meglio questo video, dovete immaginare di ritornare bambini. Ad un tempo in cui guardavate le cose con meraviglia e stupore. Un tempo in cui gli aerei erano solo pesanti oggetti di metallo, con poca elettronica, e quella che c'era sembrava fantascienza. Chiudete gli occhi e immaginate di sentire il vento salmastro sul viso e il rombo sordo dei motori in lontananza. Vi trovate su una portaerei che solca i mari al tramonto. Siete in compagnia di una figura importante. Potrebbe essere vostro padre, vostro fratello maggiore o un amico. Ed entrambi siete con lo sguardo fisso all'orizzonte, ma con il cuore e la mente proiettati sull'imponente velivolo che si trova sul ponte di volo e che tra qualche minuto potrete analizzare molto da vicino. Mentre il vento accarezza i vostri capelli, non potete fare a meno di sentire un misto di emozioni, ammirazione, curiosità, eccitazione. Immaginate di essere uno di loro, di indossare quella divisa, di avere la responsabilità di far volare quell'aereo gigantesco. E poi, finalmente, i vostri occhi si posano su di lui, l'F4 Phantom. Quel velivolo, con le sue linee distintive e il fascino ineguagliabile, ha sempre catturato la vostra immaginazione. Prima ancora di conoscere la sua storia affascinante, vi trovate a domandarvi il perché di alcune sue peculiarità. Per esempio, perché l'ala ha una parte piegata verso l'alto, mentre lo stabilizzatore è inclinato verso il basso? E perché gli ugelli dei motori non sono situati alla fine della coda? E poi, le prese d'aria, perché sono separate dalla fusoliera da una piastra? Wow, andiamo con calma. Ecco che la vostra attenzione viene catturata da una scena particolare. Un F4 Phantom è posizionato proprio non lontano da voi. Uno dei tecnici incrocia il vostro sguardo e, notando la meraviglia nei vostri occhi, si avvicina e vi invita a seguirlo. È un'occasione rara, un privilegio, perché vi rendete conto che sta per spiegarvi tutti quei dettagli che avete sempre desiderato conoscere. Prima di raggiungere l'F4, attraversi la plancia di comando, dove osservi il personale addetto alle comunicazioni. Da sempre proteggere le comunicazioni da intercettazioni nemiche è stato sinonimo di vantaggio strategico, essenziale per ottenere la vittoria sul campo di battaglia. Ma se un tempo questo problema riguardava soltanto il mondo militare, oggi le minacce informatiche sono in continua crescita e riguardano tutti noi, con il rischio concreto di essere intercettate, quindi vendute o rubate. In Italia manca ancora la cultura della sicurezza informatica ed è proprio per questo che voglio parlarvi di Surfshark VPN, una rete privata virtuale che ti garantisce la massima privacy durante la navigazione sul web. Grazie al mascheramento dell'IP, la tua posizione, la cronologia delle ricerche, i download non potranno mai essere collegati alla tua identità. Scegliendo poi Surfshark One otterrai servizi di sicurezza aggiuntivi, come ad esempio Surfshark Alert, che ti avvisa in tempo reale qualora le tue informazioni personali, le credenziali, le password, gli indirizzi email fossero stati compromessi. Attraverso il link che trovate in descrizione ed utilizzando il codice ACIDRONE avrete accesso a un'offerta davvero speciale e in più potrete utilizzare Surfshark VPN gratis per 3 mesi. Ma torniamo a noi. È importante conoscere in quale periodo è stato concepito questo velivolo, in modo da poter capire maggiormente la grandezza del progetto. L'F4 Phantom è stato prodotto dalla McDonnell Company per la Marina degli Stati Uniti nel 1961 ed era un cacciabombardiere ed intercettore supersonico a lungo raggio biposto e bimotore. Questo aereo aveva un peso massimo al decollo di 27.200 kg e aveva elevate prestazioni, tanto che poteva raggiungere una velocità di oltre Mach 2.2 e una velocità di salita di oltre 41.000 piedi al minuto.
Dal punto di vista dell'armamento, l'F4 Phantom era dotato di 9 punti d'attacco esterni, che gli consentivano di trasportare circa 9.000 kg di armi, compresi missili aria-aria, missili aria-terra e molte varietà di bombe. Al contrario di altri velivoli intercettori, l'F4, nella sua versione iniziale, è stato progettato senza un cannone interno, in quanto si decise di puntare tutto sul sistema missilistico. In realtà la mancanza di un cannone si fece sentire durante la guerra in Vietnam e le ragioni le ho già espresse in un video dedicato che vi lascio in alto. La caratteristica distintiva di questo velivolo è la forma dell'ala e dello stabilizzatore. L'ala ha la parte esterna inclinata verso l'alto, mentre lo stabilizzatore è interamente inclinato verso il basso. Ma per comprenderne le ragioni bisogna partire dall'inizio. Nel 1952, infatti, la McDonnell avviò, in collaborazione con la Marina degli Stati Uniti, lo studio di un nuovo e differente tipo di velivolo. Quest'ultima, infatti, la US Navy, aveva un grande bisogno di questi nuovi velivoli che potessero da un lato attaccare i nemici, ma dall'altro poter difendere le proprie navi. E così la ditta, la McDonnell, sviluppò questo primo prototipo che potete vedere in figura e che rappresenta un po' l'antenato dell'F4 Phantom. Come potete notare, infatti, a grandi linee ricorda l'F4, ma in questo caso abbiamo sia l'ala che lo stabilizzatore dritti. In realtà questo primo prototipo non soddisfaceva appieno i requisiti della US Navy, la quale prese in considerazione differenti macchine come l'XF9F della Grumman o il Vought XF8U. Tuttavia la McDonnell non fermò il progetto e lo sviluppo di questo velivolo, arrivando a realizzare il prototipo di quello che poi sarebbe diventato effettivamente l'F4 Phantom, chiamato XF4H-1, e nel quale possiamo intravedere il design che tutti noi conosciamo. In particolare si passava da un velivolo monoposto del prototipo precedente a un biposto e, come dicevo, la forma dell'ala e dello stabilizzatore erano totalmente rivoluzionati. Queste due caratteristiche sono in realtà correlate alla posizione degli ugelli dei motori e tra poco spiegheremo anche il perché di questa posizione dei motori. Avendo una configurazione ad ala bassa, per evitare problemi di interazione tra il getto in uscita dai motori e i piani di coda del velivolo, allora lo stabilizzatore fu montato in una posizione sopraelevata. Tuttavia, come indicato nei test in galleria del vento, questa posizione sopraelevata dello stabilizzatore, in combinazione con l'ala dritta del velivolo, aveva come conseguenza un indesiderato momento a cabrare non lineare quando si volava ad elevati angoli d'attacco. E se vi ricordate, di questo fenomeno ne abbiamo già abbondantemente parlato a proposito del pitch up dell'F-104. Si scoprì che inclinando verso il basso di 23,25 gradi i piani di coda orizzontali del velivolo, allora questo fenomeno migliorava tantissimo, in quanto adesso le superfici di coda venivano quasi interamente investite dal flusso della corrente indisturbata anche ad elevati angoli d'attacco. Tuttavia questa configurazione andava a influenzare negativamente la stabilità direzionale del velivolo. Per bilanciare tale effetto, gli studi mostrarono che l'ala dell'F4 Phantom avrebbe dovuto avere un angolo diedro positivo di 5 gradi. Questo però avrebbe comportato una riprogettazione non solo dell'intera ala, ma anche delle parti ad essa connessa, come ad esempio la sezione centrale in titanio o il carrello d'atterraggio principale. Per questo motivo gli ingegneri osservarono che lo stesso effetto si sarebbe ottenuto ruotando soltanto la parte esterna dell'ala, ma di 12 gradi. In questo modo si otteneva lo stesso effetto che si sarebbe avuto con un'ala interamente inclinata verso l'alto di 5 gradi. Così, mentre il tecnico vi accompagna lungo il ponte di volo, inizia a parlare di un concetto fondamentale per comprendere appieno il design dell'F4 Phantom: il carico alare. Se avete visto alcuni miei video precedenti, abbiamo già affrontato questo argomento abbastanza dettagliatamente, ma ora lo riprendiamo velocemente per assicurarci che sia chiaro a tutti. Avete quindi mai sentito parlare di carico alare? Il carico alare è in sostanza quanto peso le ali dell'aereo sono in grado di sostenere.
è formalmente definito come il rapporto tra il peso dell'aereo e la superficie dell'ala. La regola generale vuole che più è basso il carico alare, più portanza si ha. E avere tanta portanza permette due cose fondamentali: decollare e atterrare in spazi ristretti, come può essere il ponte di volo delle navi, e poter trasportare tanto carico aggiuntivo. Sulla base di questa prima considerazione, avremmo dovuto avere un F4 con delle ali molto grandi o un peso molto contenuto. Ma questo design sarebbe andato in contrasto con un altro requisito dell'F4, ovvero il volo ad elevatissima velocità. Infatti, un velivolo destinato a volare a velocità supersonica deve poter ridurre al minimo la resistenza aerodinamica. E avere ali grandi certo non aiuta. Anzi, al contrario, il velivolo dovrebbe avere delle ali abbastanza piccole e sottili, come nel caso dell'F-104, in modo da incontrare una bassa resistenza all'avanzamento. Questo si traduce in un carico alare molto alto. Il mestiere degli ingegneri è proprio quello di bilanciare questo valore, il carico alare, in modo da trovare un punto di incontro tra le esigenze richieste all'aereo. E su questa filosofia è nata l'ala dell'F4 Phantom. Oltre a questo, però, l'ala doveva avere, per forza di cose, un angolo di freccia, senza il quale sarebbe stato impossibile volare a velocità maggiore di Mach uguale a 1. E anche di questo ne abbiamo parlato in molti video precedenti. In questo caso fu scelto un angolo di freccia di 45 gradi. Emozionato da quanto ti è stato appena spiegato, allora decidi di avvicinarti ancora di più per osservare l'ala e ti accorgi di tutta una serie di dettagli che finora ti erano sfuggiti. Osservi innanzitutto una forte discontinuità sul bordo d'attacco dell'ala. Essa è proprio il dente di sega, di cui abbiamo parlato in un video dedicato. Ma oltre a questo noti la presenza di slat, che come sai sono dei dispositivi che hanno il compito di aumentare la portanza nelle fasi in cui il velivolo è a bassa velocità, quindi al decollo e all'atterraggio, o durante le manovre. A questo punto il tecnico interviene precisando che sul manuale di volo non sono chiamati slat ma leading edge flap, ovvero flap ma sul bordo d'attacco, ed essi erano inizialmente tre: uno posizionato verso la radice, uno nella posizione intermedia dell'ala e uno nella parte esterna. E questa configurazione venne mantenuta nelle versioni dell'F4 B, C e D. Tuttavia si notò che è vero che questi dispositivi aumentavano la portanza, ma quando essi erano totalmente estratti e venivano utilizzati anche gli alettoni, allora si creava un forte momento di beccheggio del velivolo a picchiare. La distribuzione di forze con questa configurazione dell'ala faceva sì che il muso del velivolo tendesse a picchiare, soprattutto nelle fasi di decollo dalle portaerei. Vennero quindi effettuati numerosi test in galleria del vento, nei quali venne appurato che eliminando il leading edge flap interno, quello verso la radice, si riduceva di molto il momento di beccheggio a picchiare, senza andare a compromettere in modo significativo la portanza richiesta in quelle fasi. Venne quindi stabilito, a partire dalla versione E dell'F4 Phantom, di rendere quella parte fissa. Per quanto riguarda invece il dente di sega che abbiamo accennato prima, io vi invito a guardare il video completo, ma qui possiamo dire brevemente che questa soluzione crea un vortice controllato, proprio perché c'è una discontinuità sull'ala, che va a interferire con lo strato limite e ritardando di conseguenza il distacco della vena fluida dalla superficie dell'ala. Senza questa soluzione aerodinamica, l'inviluppo di volo dell'F4 Phantom sarebbe stato molto più limitato, in quanto non avrebbe potuto compiere quelle manovre ad elevati angoli d'attacco, in quanto si sarebbe avuta una separazione del flusso d'aria sull'ala, non consentendo quindi di raggiungere quegli angoli d'attacco, e in alcuni casi anche l'efficacia delle superfici di controllo sul bordo di fuga sarebbero potute essere compromesse. A proposito di bordo di fuga dell'ala, dopo questa spiegazione decidi di girare attorno all'aereo per vedere da vicino come sono fatti questi dispositivi. Effettivamente sul bordo di fuga troviamo dei flap posizionati verso la radice e degli alettoni nella parte centrale dell'ala.
a differenza dei leading edge flap, che abbiamo detto essere regolabili in due posizioni, i trailing edge flap sono regolabili in tre posizioni, che corrispondono a totalmente retratto, posizione di decollo e posizione d'atterraggio. Anche in questo caso con il compito di aumentare la portanza a basse velocità e quindi permettere al velivolo di abbassare la velocità di stallo. Il tecnico ti fa notare che gli alettoni hanno un'escursione che va da meno 30 gradi, quindi verso il basso, e un grado verso l'alto. A questo punto quindi ti chiedi come sia possibile il controllo laterale del velivolo con un azionamento degli alettoni di questo tipo. Ebbene, gli alettoni non sono gli unici dispositivi mobili sull'F4 Phantom che hanno il compito di gestire l'angolo di rollio del velivolo. Infatti il controllo laterale è effettuato tramite una combinazione di alettoni ma anche spoiler. Gli spoiler sono delle superfici aerodinamiche posizionate sul dorso dell'ala e che, quando sono aperte, vanno a modificare significativamente il profilo aerodinamico, aumentando di tanto la resistenza. E poiché possono essere azionati in modo non simmetrico, allora la loro funzione è molto simile a quella degli alettoni, in particolare quando gli alettoni sono deflessi verso l'alto. Ecco perché l'escursione degli alettoni verso l'alto è così bassa, proprio perché oltre quel range intervengono gli spoiler. E non è finita qui. Infatti, abbassandoti e osservando la parte inferiore dell'ala, noti che anche qui c'è una superficie aerodinamica. In questo caso è un aerofreno che, quando estratto in modo simmetrico sulle due semiali, permette al velivolo di perdere velocità. Tutti questi sistemi descritti sono azionati per mezzo del sistema idraulico. Al fine di massimizzare le prestazioni a bassa velocità del velivolo, era installato sull'ala, in corrispondenza dei flap sia anteriori che posteriori, un sistema di soffiaggio dello strato limite, chiamato Boundary Layer Control System, BLCS. Incuriosito da questo sistema, vorresti sapere come funziona e a cosa serve. Che cos'è innanzitutto lo strato limite? Lo strato limite è quella zona di flusso in prossimità della superficie del velivolo ed è una zona in cui il flusso, possiamo dire, che si raccorda con la superficie del velivolo. Varia cioè la velocità passando da quella del flusso indisturbato fino ad arrivare a zero proprio sulla superficie del velivolo. Questo strato può essere laminare, cioè ordinato, oppure turbolento. Per avere delle prestazioni maggiori bisognerebbe evitare il distacco di questo strato limite. Il distacco può avvenire sia in campo laminare, oppure lo strato limite potrebbe diventare turbolento e poi separarsi. Uno dei momenti in cui questo strato limite può separarsi è a bassa velocità. Infatti non si può scendere al di sotto di una certa velocità, chiamata velocità di stallo, altrimenti queste prestazioni, quindi la portanza del velivolo, si ridurrebbe così tanto da non permettere più il sostentamento dell'aereo. Quindi per volare a bassa velocità ma avere ancora portanza è necessario ritardare questo distacco dello strato limite. E oltre ai metodi che abbiamo descritto nel progetto dell'ala, viene utilizzato questo ulteriore sistema chiamato Boundary Layer Control System. Ti viene spiegato quindi che il sistema di controllo dello strato limite utilizza aria compressa prelevata dal 17° stadio del compressore del motore, che studieremo a breve, e quest'aria veniva fatta fluire attraverso una serie di condotti fino ad arrivare alla parte rigida dell'ala. Da qui poi veniva indirizzata, come detto, sia sui flap che sugli slat attraverso delle fessure. Quindi l'aria ad alta pressione e alta velocità veniva iniettata sul dorso dell'ala, riducendo così la turbolenza e la resistenza aerodinamica. Questo aveva come vantaggio quello di ridurre la velocità di stallo e di conseguenza la velocità d'atterraggio del velivolo. Il sistema BLCS si attivava solo quando i trailing edge flap, cioè quelli posteriori, erano in posizione di decollo, quindi abbassati a metà, oppure di atterraggio, ovvero totalmente abbassati, e con gli slat totalmente abbassati. Dopo aver esaminato ogni dettaglio possibile sull'ala dell'F4 Phantom, decidi che è arrivato il momento di soddisfare la tua curiosità su un altro componente principale di questo aereo, ovvero il motore.
In realtà i motori sono due, l'F4 Phantom è un bimotore e monta dei General Electric J79 con post bruciatore. Ovviamente c'è stata un'evoluzione di questi motori nelle varie versioni dell'F4, passando dal J79 GE8, che erogava 48.500 N senza post bruciatore e 75.500 N con post bruciatore, fino ad arrivare alla versione J79 GE10B, che aumentava le prestazioni fornendo una spinta rispettivamente di 52.000 N e 79.200 N. Ma com'è fatto questo motore? Il J79 è composto inizialmente da un IGV, Inlet Guide Vane, che ha il compito di far entrare il flusso d'aria con la giusta angolazione. Successivamente è presente il compressore a 17 stadi, in cui però i primi 6 stadi sono alternati da uno stadio di rotore ed uno stadio di statore, con quest'ultimo avente le palette a geometria variabile. A valle del compressore è presente la camera di combustione, composta in realtà da 10 camere di combustione disposte a forma anulare, e i gas caldi vengono poi espansi all'interno della turbina, composta da 3 stadi, prima di finire nel post bruciatore, nel quale, come sappiamo, avviene una seconda accensione dei gas che contengono ancora energia per fornire un'ulteriore spinta al velivolo, la quale viene generata grazie all'ugello di scarico. Al fine di adeguarsi alle varie condizioni di volo e fornire sempre la spinta ottimale, l'ugello ha un'area di scarico a geometria variabile. Come abbiamo visto, dal 17° stadio del compressore veniva spillata l'aria utilizzata poi dal sistema di controllo dello strato limite. Ma non solo, quell'aria serviva per il condizionamento della cabina, per il sistema di pressurizzazione dei serbatoi, veniva utilizzata per il sistema pneumatico e anche per il sistema di rimozione della pioggia dal parabrezza. Ma oltre al motore, quello che ti incuriosisce di più è la forma della presa d'aria e la posizione così arretrata degli ugelli di scarico. Per quanto riguarda la presa d'aria, ti è sembrato anche di vederla muovere, ma vuoi esserne certo? E perciò chiedi di saperne di più. Così come abbiamo visto nel video sull'F104, un velivolo che vola a velocità supersonica, ed è il caso dell'F4 Phantom, ha il problema di dover rallentare il flusso in ingresso nelle prese d'aria in modo graduale. Effettivamente, quando si vola in regime supersonico, se non si progettano appositamente le prese d'aria, si andrà a generare un'onda d'urto retta all'ingresso della presa d'aria, in cui il flusso passerà da supersonico, magari altamente supersonico, si parla di Mach 2.2, ad una velocità subsonica a valle dell'onda d'urto. Questo comporta una serie di problemi tali per cui la presa d'aria non può funzionare in modo ottimale. È necessario quindi rallentare il flusso in modo graduale. E questo in fisica equivale a dire generare degli urti obliqui. Gli urti obliqui, a differenza degli urti retti, fanno sì che il flusso rallenti, rimanendo però ancora supersonico. Quindi, a seconda della geometria con cui si progetta la presa d'aria, se la velocità del velivolo è ad esempio Mach uguale a 2, a valle di un'onda d'urto obliqua il flusso sarà sì rallentato, ma non così tanto, quindi potremo trovare un Mach 1.4. Poi ci sarà un secondo urto obliquo che lo rallenterà ulteriormente, fino ad arrivare all'onda d'urto retta, che porterà sì il flusso in regime subsonico, ma il salto sarà piccolo, si passerà ad esempio da Mach 1.4 a Mach 0.8. Non di certo da Mach 2 a Mach 0.8, come nel caso del solo urto retto. Come fare in modo quindi che vengano generate delle onde d'urto oblique? I metodi sono due: utilizzare un cono, come nel caso dell'F104, o utilizzare una rampa, come nel caso dell'F4 Phantom. Ovviamente, quando si progetta una presa d'aria con la relativa rampa, il progetto sarà ottimale per un singolo valore di velocità. Tutt'al più, nell'intorno di quel valore di velocità, la presa d'aria continua a funzionare bene, non in modo ottimale, ma comunque soddisfacente. Ma poiché l'F4 Phantom volava in un ampio range di velocità,
Una presa d'aria progettata per funzionare in modo ottimale, ad esempio a Mach 1.5, funzionerà di certo male a Mach 2.2. C'è bisogno quindi che la presa d'aria si adatti in qualche modo al regime di volo. E per raggiungere questa condizione, la rampa della presa d'aria dell'F4 Phantom fu progettata a geometria variabile. In particolare, essa è composta da una parte iniziale fissa, inclinata di 10 gradi, e due rampe mobili. La rampa mobile anteriore ha dei piccoli fori per far fuoriuscire l'aria vicino alla superficie dell'aereo, mentre quella posteriore è liscia. Il movimento della rampa posteriore fa muovere anche la rampa anteriore tramite un collegamento meccanico. L'angolo della rampa mobile può variare da 0 a 14 gradi rispetto alla rampa fissa. Quindi l'angolo totale della rampa presente nella presa d'aria dell'F4 Phantom può variare da 10 gradi fino a 24 gradi. Perché ho evidenziato i forellini presenti sulla prima rampa mobile? Che avevano il compito di aspirare l'aria e non farla quindi entrare nella presa d'aria. Il motivo è che anche sulla presa d'aria è presente lo strato limite che abbiamo incontrato in precedenza. Perché lo strato limite dà fastidio alla presa d'aria? Come abbiamo visto, lo strato limite può essere laminare e quindi avere una struttura molto ordinata, ma facilmente può passare da laminare a turbolento. Se la transizione ci può essere sull'ala, che è una parte del velivolo appositamente studiata per generare portanza, figuriamoci su un componente non propriamente aerodinamico con che facilità lo strato limite possa passare da laminare a turbolento. E se ciò avviene, il flusso che entra nella presa d'aria sarà un flusso molto disordinato, molto disturbato, e questo abbatte di molto le prestazioni della presa d'aria, il cui compito è quello di dare una prima compressione al flusso prima di arrivare nel compressore. È quindi necessario eliminare quanto più possibile questo strato limite. E i forellini presenti sulla rampa della presa d'aria hanno proprio il compito di aspirare questo flusso sottile che scorre in prossimità della superficie della rampa. E vi dirò di più. Vedete questa piastra presente tra la presa d'aria e la fusoliera? Perché è presente? Sempre per il problema dello strato limite. Poiché lo strato limite si genera su qualsiasi superficie sulla quale sta scorrendo un flusso, allora anche sulla fusoliera si genererà questo strato limite. E lo strato limite ha la caratteristica di accrescere il suo spessore man mano che ci si muove da monte a valle. Quindi se sul muso del velivolo abbiamo uno strato limite molto molto sottile, questo strato limite diventerà via via più spesso man mano che ci muoviamo verso la presa d'aria. E se non ci fosse questa piastra a separare fisicamente fusoliera e presa d'aria, allora il flusso in ingresso nella presa d'aria sarebbe composto da uno strato limite anche abbastanza spesso, con un decadimento delle prestazioni notevole. Viene utilizzato quindi questo dispositivo, chiamato tecnicamente splitter plate, ovvero piatto divisore, proprio con il compito di garantire un flusso quanto più pulito in ingresso nella presa d'aria. Nelle prime versioni dell'F4 Phantom lo splitter plate aveva un disegno relativamente semplice. Con l'esperienza operativa e i test in galleria del vento sono stati identificati alcuni problemi minori relativi all'interazione tra il flusso d'aria proprio con questo splitter plate, e questo ha portato a piccoli aggiustamenti nel design per migliorare l'efficienza aerodinamica. Possiamo a questo punto parlare della parte terminale del motore, ovvero degli ugelli. Innanzitutto diciamo che l'ugello ha il compito di espellere il gas di scarico dal motore, e la forma e dimensione dell'ugello influenzano direttamente le prestazioni del motore stesso. L'ugello in pratica converte l'energia termica e la pressione dei gas di scarico in energia cinetica, creando la spinta. Quanto possono essere accelerati questi gas? E in che senso la forma dell'ugello influenza le prestazioni? Senza scendere troppo nei dettagli matematici, possiamo dire che per accelerare un gas bisogna avere un condotto convergente. Ed effettivamente, guardando gli ugelli dei caccia, notate che essi hanno proprio questa forma convergente. Attenzione però che un ugello convergente può accelerare i gas
fino al massimo Mach uguale a 1. Per volare in supersonico è dunque necessario avere un ugello di forma diversa e questa forma è convergente-divergente. Dunque l'ugello deve avere una sezione convergente finché vola in subsonico. Dopodiché ci deve essere un meccanismo che permette di trasformare la sezione in convergente-divergente. Nell'F4 Phantom, in particolare, il sistema degli ugelli di scarico ad area variabile è composto da due set di ugelli cilindrici che operano insieme. L'ugello primario, collegato alla parte posteriore del motore, controlla la parte convergente, mentre l'ugello secondario, collegato tramite un anello di supporto, controlla la parte divergente e gli ugelli sono movimentati automaticamente da quattro attuatori idraulici sincronizzati con la manetta del motore. Abbiamo dunque detto che i gas di scarico fuoriescono dall'ugello ad un valore di pressione più basso rispetto a quello interno al motore. Ma la pressione di questi gas in uscita com'è rispetto alla pressione ambiente? La risposta a questa domanda ci consente di capire perché i motori dell'F4 sono posizionati così indietro e sotto la fusoliera. Ovviamente mi direte che posizionarli lì porta molti svantaggi, in quanto bisogna rinforzare tutta la struttura circostante in modo che sia in grado di sopportare le temperature elevate che si hanno all'uscita del motore. Ed effettivamente è vero, ma allora qual è la convenienza di questa scelta? Proviamo a ragionare. Il velivolo intero, quindi compresa anche la parte finale, la coda, è un oggetto aerodinamico che si muove all'interno dell'aria e sul quale agiscono delle forze le cui risultanti sono portanza e resistenza. Al fine di ridurre la resistenza aerodinamica, il progetto della coda del velivolo gioca un ruolo fondamentale. Essa infatti dovrebbe essere affusolata e avere un design aerodinamico, un po' come i velivoli di linea, ma in un caccia militare in cui i motori devono per forza di cose essere posizionati all'interno della fusoliera, il suo design dovrà essere necessariamente interrotto dalla presenza dell'ugello o degli ugelli, come nel caso dell'F4 bimotore. Questo causa un forte aumento della resistenza aerodinamica, anche fino al 15% del totale. E ha come conseguenza ovviamente un maggior sforzo del motore per raggiungere velocità elevate, oltre a consumi di combustibile maggiore e di conseguenza un'autonomia minore. Per questo motivo la progettazione dell'ugello e della parte posteriore del velivolo deve essere fatta in modo molto molto accurato. Scendiamo ancora più nel dettaglio. Come abbiamo detto poc'anzi, il flusso in uscita dall'ugello continuerà ad espandersi anche al di fuori di esso, producendo il caratteristico getto. A seconda delle condizioni del motore e delle condizioni esterne, possiamo avere due situazioni differenti. Il getto è sovraespanso, ovvero la pressione all'uscita dell'ugello è minore della pressione atmosferica. Che succede al getto se su di esso agisce una pressione maggiore? Verrà schiacciato. Si ha che la sezione del getto a una certa distanza dall'ugello risulterà più piccola di quella della sezione dell'ugello stesso. Invece un getto sotto espanso è un getto in cui la pressione all'uscita dell'ugello è maggiore di quella atmosferica. Al contrario di prima, il getto tenderà ad aumentare la sua sezione diventando sempre più ampio rispetto alla sezione d'uscita dell'ugello. La soluzione ottimale è quella per cui la pressione atmosferica sia uguale a quella del getto. E in questo caso si dice che l'ugello è adattato. Vuol dire che tutta la conversione dell'energia è avvenuta all'interno del motore e questo comporta un valore di spinta ottimale. Ma potrebbe succedere che in alcuni casi non si lavora esattamente nel punto di progetto e dunque la pressione dei gas in uscita potrebbe essere diversa da quella atmosferica. Quello che generalmente succede è che a bassa velocità e a bassa quota, quindi in subsonico, il getto è sovraespanso, ricordiamo getto schiacciato, mentre a velocità supersoniche il getto è sottoespanso, ovvero getto che cresce. Poiché ovviamente c'è un'interazione tra il getto e il flusso aerodinamico circostante, allora la forma del getto,
o meglio la pressione del getto, influenzerà l'interazione con il flusso circostante. Non è per nulla semplice determinare tale interazione, a maggior ragione poi negli anni in cui è stato progettato l'F4. Sicuramente, non espandendosi totalmente all'interno dell'ugello, ci sarà una diminuzione di spinta rispetto al caso ideale. Dunque, progettando in modo adeguato l'intera struttura di coda del velivolo, parte di questa energia persa può essere recuperata dalla riduzione della resistenza aerodinamica della parte posteriore del velivolo. In che modo? A velocità subsonica, dove la pressione all'interno del getto è minore rispetto a quella esterna, l'aria viene aspirata all'indietro proprio perché l'aria passa da una zona ad alta pressione verso una zona a bassa pressione. Per questo motivo, appunto, ci sarà questo flusso aspirato che tenderà ad aumentare la velocità del flusso sulla zona circostante, quindi sulla struttura del velivolo, andando a diminuire la resistenza, proprio perché aumentando la velocità del flusso si ritarda il distacco dello strato limite. E questo comporta un beneficio in termini di spinta, in quanto la differenza tra spinta generata dal motore e resistenza aerodinamica sarà maggiore. Nel caso del volo supersonico, in cui il getto è sottoespanso, si è che le onde d'urto che vengono a generarsi sull'ugello tendono a spostarsi a monte. In altre parole, vengono generate delle regioni in cui il flusso è schiacciato e quindi aumenta la pressione in queste regioni, e l'F4 Phantom aveva la coda progettata proprio per sfruttare queste regioni in cui la pressione aumentava per generare una spinta aggiuntiva. E così siamo giunti alla fine di questa lunga giornata a bordo della portaerei, in cui abbiamo studiato tanti aspetti dell'F4 Phantom. Certo, ci sarebbe tantissimo ancora da dire, ma ormai è quasi sera. Tuttavia il tecnico ti fa notare un'ultima cosa. Ti chiede infatti se hai fatto caso che questo velivolo esiste solo nella versione biposto. Effettivamente è così. L'F4 Phantom, essendo un velivolo molto più complesso rispetto ai suoi predecessori e avendo un sofisticato sistema d'arma, richiedeva un carico di lavoro troppo elevato per il pilota. Venne così deciso di suddividere il carico di lavoro tra il pilota, che sedeva nella posizione anteriore, e l'operatore radar, che era invece seduto sul sedile posteriore. Entrambi i seggiolini erano eiettabili di tipo Martin Baker. L'antenna del radar di scoperta, la cui gestione spettava esclusivamente all'operatore, era inizialmente una PQ72, mentre proprio sotto di esso era presente lo scanner ad infrarosso, utilizzato come backup nel caso il radar principale non funzionasse. Nella parte posteriore del velivolo possiamo notare il gancio d'arresto utilizzato in atterraggio per diminuire lo spazio d'arresto del velivolo. Qualora ce ne fosse bisogno, era presente anche un parafreno posizionato proprio nella coda del velivolo. Mentre l'oscurità della notte avvolge il mare, la luce lunare danza sull'acqua, regalando un momento di pura poesia per te che sei lì sul ponte di volo ad ammirare tutto ciò. Ma dei rumori e delle luci attirano la tua attenzione. Uno degli ascensori della portaerei sta sollevando in superficie un F4 Phantom in uscita dall'hangar. È in quel momento che osservi dettagli che finora ti erano sfuggiti. Le estremità alari, infatti, erano ripiegate e assumevano una posizione verticale. Effettivamente questa funzione ottimizzava lo spazio a bordo e la movimentazione attraverso gli stretti hangar delle portaerei. E poi il timone di coda. Solo ora ti accorgi di come è basso e allungato, e anche in questo caso il motivo era una maggiore maneggevolezza all'interno delle navi. Ma ora siamo davvero alla fine.
a malincuore sei costretto a rientrare. Si potrebbe parlare per ore dell'F4 Phantom, ma chissà, magari un giorno ne parleremo di nuovo. Non mi resta che ringraziare tutti voi per la visione di questo lungo e dettagliato video sull'F4 Phantom. Spero di non avervi annoiato e che sia stato avvincente. E un grazie anche a Surfshark VPN, che ha sostenuto la realizzazione di questo video. Ricordati che se utilizzi il codice ACIDRONE nel link che trovi in descrizione, potrai avere un'offerta davvero vantaggiosa, oltre ai 3 mesi di utilizzo gratuito. Noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie ancora, un saluto a tutti voi. Ciao!